Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Il teatro viene visto come la massima aspirazione per chi sogna di fare l'attore, sia da piccolo ma anche per i grandi. E in quest'ottica c'è il Festival del Teatro Scolastico dell'Illinorizia, abitonto al Teatro Traetta. Abbiamo Elisabetta Tonon, la regista del primo spettacolo, al quale chiediamo di portarci nel magico mondo di Oz. È molto magico questo mondo, però in realtà la mia lettura quest'anno è abbastanza dark, perché mi sono fatta insomma un po' di domande su quello che poteva significare la fiaba, che poi non è in realtà una fiaba, è proprio un romanzo del Mago di Oz per, diciamo, un ragazzo dei nostri tempi. E a parte che ho letto proprio il romanzo, che è meraviglioso, un sacco di significati e secondo me interessante anche per un adulto, invito insomma chi si incuriosisce su queste cose a leggerlo. E poi abbiamo comunque lavorato su una riduzione, che è un'estrema riduzione, perché ridurre un romanzo è già molto faticoso, è un'attualizzazione, chiamiamola così, anche se è un termine che non ha. E quindi ci abbiamo inserito dentro di tutto, tutte le passioni dei ragazzi, tutti i problemi dei ragazzi, chiaramente tutto in maniera molto leggera, molto sottile, però diciamo, se si vuole, si può trovare una lettura un po' più profonda di quella classica della fiaba che racconta un viaggio. E niente, quindi... Senti, ti ho visto prima fare le prove con i ragazzi. Tu lavori sia con i grandi che con i piccoli, sì. Diciamo così. Sei stata abbastanza forte in alcune tue esposizioni. È più facile o più difficile lavorare con i piccoli? Sono difficoltà diverse. In realtà con i ragazzi per certi versi è più semplice, perché loro hanno grossi problemi legati al fatto che non sono abituati ad essere magari disciplinati, organizzati, però hanno una loro creatività, una loro bellezza che io cerco comunque di mantenere quando porto sul palco, anche quando assegno i ruoli, cerco di dare dei ruoli che o tirino fuori un lato di loro che non riescono a tirare fuori nella normalità, oppure addirittura di spingerli magari a tirar fuori qualcos'altro che ho intravisto da lontano. Ormai diciamo una certa esperienza. E poi vabbè, il bello di lavorare con i ragazzi è che puoi lavorare con grandi gruppi, cosa che purtroppo con gli adulti non puoi fare più perché costa tantissimo, e quindi io gli sfizi me li tolgo col teatro ragazzi. Hai ragione. Senti, non ti chiedo di chiudere gli occhi, però prova a fare uno sforzo, prova a immedesimarti con le scarpette rosse di Dorothy, falle sbattere due volte, tre, e dimmi qual è il tuo primo desiderio. Il mio primo desiderio? Aiuto! Guarda, ci sono i tuoi ragazzi qui che ti stanno stampendo dalle tue labbra. Ma dai, un desiderio attinente a quello che sto facendo con loro. Io spero che loro trovino davvero la loro strada per la felicità, perché io l'ho trovata, io non ho grandi desideri adesso, io sono felice. E so bene come stessa, vorrei che loro arrivassero a questo, è un po' il percorso che abbiamo fatto con Dorothy, che riescano a capire che possono essere felici con loro stessi, cioè sicuri proprio di sé, della loro personalità, di quello che amano, e che i ragazzi possano incontrare l'arte, perché l'arte li aiuta tantissimo. Ok, noi vi seguiamo. Grazie. In bocca al lupo. Viva il lupo. Viva il lupo, perché poi tutti dicono crepi lupo. No, deve vivere, deve vivere. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.